Bene, la prima candidatura è stata quella relativa alla linea A, cioè in forma singola per il comune di Cupello, per la realizzazione di una piattaforma ecologica per un valore superiore a 900.000 euro, quasi 1 milione di euro. Opera importantissima per questo comune che speriamo, se dovesse essere accolta, migliorerà la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché la diminuzione, ahimè, purtroppo, del brutto ed incivile fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Sempre in tema di transazione ecologica e sempre con la missione 2, quindi per la linea B questa volta, abbiamo presentato un progetto per la realizzazione di un pianto di essiccamento e sanificazione di fanghi biologici derivanti dalla depurazione di acque reflue. Questo progetto è stato presentato in forma associata con gli altri comuni consorziati del Civeta e quindi con giusta delega al Civeta il consorzio ha potuto candidarsi per la realizzazione di questo impianto. In ultimo, sempre in tema di transazione ecologica, sempre all'avviso M2C, la linea Cupello si è candidata da sola per la linea di intervento B, e cioè si è candidato per la realizzazione di un impianto di compostaggio della FORSU, cioè della frazione organica di rifiuti solidi urbani, per la realizzazione di un digestore anaerobico e produzione di biometano. Opera importantissima per questo territorio, per il nostro consorzio, che va a chiudere il ciclo integrato dei rifiuti nel rispetto di quella che è la normativa regionale vigente, nonché degli obiettivi fissati dall'Unione Europea. C'era già un progetto in essere, un progetto cantierabile, che ha superato già tutto l'iter autorizzativo degli enti sovraccomunali, quindi di Regione, Comitato Via ed altri enti, e quindi sempre con giusta delega da parte del Consorzio, il Comune ha potuto presentare da solo la propria candidatura. A marzo, poi, in partenariato, o meglio in convenzione con altri 18 comuni del territorio del Medio ed Alto Vastese, abbiamo partecipato al bando, quindi ci siamo candidati al bando di rigenerazione urbana e riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati. Una misura che porta a questa alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e al miglioramento del degrado sociale ed urbano. Il progetto è un progetto che vale circa 5 milioni di euro, e si inserisce all'interno appunto di un percorso condiviso con questi altri comuni, denominato Le vie della cultura sono infinite, e prevede per il comune di Cupello il recupero di spazi inutilizzati, del parcheggio comunale sopraelevato che si trova proprio qui di fronte al comune. Ogni progetto per ogni comune ha un nome, quello di Cupello si chiama Tra Costa ed Entroterra. Questo luogo, così se verrà riqualificato, ospiterà il centro di coordinamento con gli altri comuni e avrà all'interno degli spazi espositivi e sale convegni. Ci ho tenuto tanto alla riqualificazione di quest'area perché non solo cambierà il volto ad un'area centrale del comune, ma che non è mai stata portata a completamento. Un altro bando per cui abbiamo finito, insomma, di lavorarci qualche giorno fa, scade il 15 di giugno, è il bando per servizi ed infrastrutture sociali di comunità, che prevede la possibilità di presentare fino ad un massimo di 3 proposte progettuali e per il comune di Cupello, che ripeto costa di 5.000 abitanti, meno di 5.000 abitanti, il contributo massimo è di 1 milione di euro. Presenteremo con questo bando il rifacimento e la sistemazione del manto del campo di calcio, perché dopo tanti anni, insomma, ha bisogno di un miglioramento, di migliorie e di rifacimento, il rifacimento di alcune strade di contrada e il completamento sempre del parcheggio comunale adiacente il campo sportivo comunale.
Inoltre, quindi questo scade il 15 giugno, stiamo finendo di predisporre il progetto per aderire ai fondi riservati ai comuni per la transazione digitale. Gli uffici appunto stanno completando la procedura per poter partecipare. Il comune di Cupello, da una stima fatta, beneficerà per questo progetto di circa 157.000 euro, che serviranno e riguarderanno l'implementazione di servizi già attivi implementerà e migliorerà non solo la struttura comunale, ma darà più servizi ai cittadini. Queste sono, diciamo, abbiamo cercato, come ho detto all'inizio, di rispondere a qualsiasi bando calandoli nelle esigenze appunto del Comune di Cupello. Continueremo ad essere attenti per i bandi futuri affinché, insomma, questa opportunità possa essere utile e di prosperità al nostro territorio.